L'ordine del giorno che vi presento in questa occasione è nato da una proposta che è stata inviata nel novembre scorso a tutti i capogruppo del Consiglio Comunale di Pianoro. Questa proposta è stata presentata dal Centro Formazione di Ricerca di Lorenzo Milani e Scuola di Barbiano, sostenuta anche dai padri Comboniani. Non è una proposta che è nata in ristretti ambiti politici, ma è condivisa anche qui da noi, da tutte quelle realtà che nel loro insieme, in Italia e nel mondo, costituiscono i movimenti che lottano per un'affermazione a livello planetario dei diritti fondamentali per tutti gli esseri umani e della tutela dei beni universali. Quando infatti pensiamo alla Coca-Cola, noi visualizziamo immagini di gioia, feste di bambini, pizze con gli amici, in questo periodo in particolare anche gare olimpiche miliardarie che sono sponsorizzate da questa bevanda. Però dobbiamo pensare che, come in molti altri casi, tutto questo viene pagato a caro prezzo da migliaia di uomini, donne e bambini del sud del mondo. In Colombia si sono verificate 179 violazioni dei diritti umani dei lavoratori della Coca-Cola, tra cui 9 omicidi. Queste violenze non vengono commesse direttamente dai soggetti dell'azienda, quanto piuttosto da gruppi paramilitari che operano in tutto il territorio colombiano, con la copertura o la partecipazione diretta delle organizzazioni delle forze di sicurezza dello Stato. Come agiscono? La Coca-Cola ha il possesso di quote azionarie, per esempio delle ditte imbottigliatrici, ora invece queste ultime senza la Coca-Cola proprio non esisterebbero, quindi ne avrebbero decretata la fine, quindi hanno un controllo di fatto. Sono stati uccisi circa 4.000 sindacalisti. In India poi ci sono stati 350 arresti e centinaia di feriti a causa delle cariche della polizia contro i partecipanti di una marcia di 250 km, cui hanno partecipato migliaia di persone. E in questa marcia sono stati denunciati gli impatti dell'attività di questa multinazionale sull'ambiente e sulla vita delle comunità dove ci sono i siti produttivi. Questi danni anche che sono stati denunciati sono in particolare l'impoverimento e l'inquinamento delle risorse idriche e del suolo, con tutto quello che ne consegue per i deboli agricoltori locali, questa economia anche molte volte di sussistenza. Il Consiglio Comunale impegna, se viene approvato, il sindaco e la giunta ad intervenire nei confronti della Coca-Cola Company, escludendo dai locali uffici dell'amministrazione comunale la distribuzione dei prodotti della multinazionale, cioè si concretizzerebbe nel togliere dai distributori presenti nei locali di proprietà comunale, quindi palestre, piscina, scuole, palazzetto dello sport, tutte le bevande che da e per essa vengono prodotte, quindi non solo Coca-Cola, ma anche Fanta, Sprite, Burn, Nestlé, Bonacqua, Kinley, Beverly, Minute Maid, Powerade e Ice Lemon. Per questo e per i motivi esposti precedentemente è fondamentale la necessità di accompagnare l'attuazione concreta di questo regime con un'adeguata azione di informazione ai cittadini, altrimenti tutto potrebbe tradursi in un'operazione d'immagine, senza nessun riscontro sulla consapevolezza dei singoli e della collettività. Ricordo infine che si tratta di una campagna internazionale che ha già avuto il sostegno di alcune importanti amministrazioni, e cito il Comune di Torino, alcuni municipi di Roma e il Comune di Empoli. Ci ho pensato tutt'oggi a questo ordine del giorno. È proprio stata una cosa che... E ho fatto così qualche conto, qualche ragionamento. Io mi sono limitata ai distributori del comune, qui, nel Palazzo Comunale. Non ho pensato agli altri ambienti. Ho fatto un rapido calcolo, che sono circa 110 dipendenti, che potrebbero tutti i giorni prendere una bevanda. Facciamo in conto che potessero prendere 3.000 bibite all'anno. Ci sono 17 regioni dove governa il centro-sinistra, o il sinistra-centro, come lo vogliamo dire. Ci sono circa il 70% di comuni governati da centro-sinistra o sinistra-centro. Altrettanto si dica di province, se un ordine del giorno passasse in tutte le municipalità, beh, allora dovremmo dire Italia, paese decocalizzato. Noi abbiamo un comune definiziarizzato, Italia decocalizzata. Ma non so se questo è un obiettivo, anche perché se noi ritorniamo al comune, singolo comune di Pianoro, non credo che le nostre 3.000 latine possano incidere sul bilancio della Coca-Cola mondiale, salvo che non arrivi poi quel discorso che facevo prima, o si fa un discorso globale e allora si incide, se no diventa sterile. I dipendenti del comune sono stati informati, sarebbero contenti,
preferirebbero l'eco solidale, preferirebbero l'acqua imbottigliata da ERA, non lo so, perché alla fine bisogna chiedersi che cosa ci si può dare di diverso a questi, dipendenti. La consigliera Montoncello diceva 3.000 lattine non arrivano ad incidere, è vero, ma 3.000 più 3.000 più 3.000 vanno ad incidere non direttamente sul profitto ma sull'immagine, cosa che per queste organizzazioni è molto più importante, perché l'immagine sì che ha una ricaduta diretta sul profitto, perché l'opinione, diciamo, dei paesi che possono permettersi di pensare, di fermarsi a pensare, è diventata anche sensibile su queste cose, e quindi si sa che a volte un sassolino nello stagno crea poi realmente delle marce indietro rispetto a certe politiche che non condividiamo. La discussione di stasera ci porta, secondo me, entro certi limiti fuori strada rispetto a un tema che in realtà condividiamo nei suoi principi generali, cioè che comunque sia c'è un problema nelle relazioni, diciamo, dei processi di globalizzazione che sono in corso rispetto a quelli che sono ormai temi che ci toccano direttamente. Noi non possiamo più considerarci delle democrazie effettive se una parte del mondo è sostanzialmente ridotta in schiavitù dagli interessi economici che i nostri sistemi governano nel mondo. Il problema della Coca-Cola è quello che è stato sollevato questa sera, è un problema che esiste, che è reale, che riconosciamo nella sua gravità, ma non è un problema solo della Coca-Cola, è un problema che in realtà riguarda la gestione dell'economia e della finanza internazionale rispetto al ruolo delle grandi multinazionali, all'interno del quale noi troviamo per forza di cose anche le multinazionali europee, perché quello che fa la Coca-Cola in America Latina, le multinazionali europee lo fanno in Africa. Però oggi noi siamo qui a discutere, diciamo, a livello di pianoro, e tuttavia non possiamo non prescindere dal fatto, appunto, che questa è una discussione che rientra in un ambito più ampio e complessivo, che è quello che dicevo prima, appunto, di un rapporto globale e locale che ci coinvolge sempre di più, ma allo stesso tempo rispetto a un discorso, appunto, di democrazia, di scelte consapevoli. Noi ci troviamo in una situazione paradossale. Noi abbiamo l'Unione Europea che promuove ormai il rispetto dei diritti umani e dei diritti civili come requisito fondamentale per intrattenere relazioni con qualunque parte del mondo, e quindi l'Unione Europea discrimina ormai il mondo e le relazioni con i terzi rispetto a questo principio, ma allo stesso tempo abbiamo, appunto, le multinazionali europee, belgo, francesi, olandesi, paesi che questi principi li violano costantemente. Ma allo stesso tempo io credo che noi non possiamo imporre questo tipo di scelte, cioè noi non possiamo, come amministrazione che di fatto rappresenta tutti i cittadini, quindi la comunità, imporre una scelta, perché questo non diventa più, appunto, una fonte di democrazia. La democrazia di per sé consociativa, non può essere impositiva. Riguardo a quello che diceva il consigliere Privitera, condivido il fatto che si tratti di un problema molto più generale, di un livello alto. D'altra parte, cioè, noi sediamo in un consiglio comunale, quindi facciamo quello che è a nostra misura. Ha citato la Costituzione europea, io lo riprendo perché mi sembra che anche in quella sede, se vogliamo parlare di livello alto, siano messe le contraddizioni tra una politica che a volte, secondo me, è poco coraggiosa, anche nei grandi atti come la Costituzione europea, e invece la politica di certi partiti di sinistra e dei movimenti, che pretendeva che in questa Costituzione europea il principio del dio mercato non fosse quello che informava un po' anche tutto il resto, a parte le riconoscimenti di diritto dei diritti umani, ma che fossero riconosciuti anche dei diritti sociali, il diritto all'abitazione, il diritto all'istruzione, parte che invece è rimasta purtroppo ignorata e non sufficientemente valorizzata. Quindi nelle rispettive sedi io credo che invece l'approvazione di questo DG avrebbe veramente coinvolto, andare in quel senso, cioè coinvolgere, informare fin dal quotidiano su tematiche che vengono dalla società civile, cioè, appunto, una volta che c'è una proposta che viene da una parte della nostra piccola società civile, e però noi non abbiamo il coraggio, non diciamo sì, ma diciamo no o ni. Ecco. Il mio conflitto di interessi è che io lavoro per la Kerry Ingredients Italia, che è una filiata della Kerry Group, un nome molto famoso sulla sponda americana, magari per vincoli di parentela si può anche dire Reins, Plasmon, eccetera. E sentirmi dire che lavoro per dei massacratori
per gente che non ha i diritti sindacali degli operai, eccetera, mi fa star male. Ritengo anzi che molto di quello che si dice sulle multinazionali sia da buttare e non tutto da andare a scrivere come cose mirabolanti, eccetera. Sta benissimo togliere la Coca-Cola, non ho mica problemi, tra l'altro non mi piace neanche, quindi faccio uno sforzo abbastanza piccolino. Però direi di sostituirlo almeno con una bibita italiana, magari il vecchio Chinotto che non darebbe fastidio a nessuno e quantomeno una piccola multinazionale a livello Italia. Ora, le multinazionali hanno comportamenti diversi a seconda dei contesti nei quali agiscono e le multinazionali europee e americane nei contesti americano ed europeo si comportano secondo le normative vigenti nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Fuori dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti non acquisiscono lo stesso tipo di regole e di modalità. La questione non è non avere il coraggio di fare delle scelte. Le scelte le facciamo nel senso che questa è una questione che si risolve in un tempo medio-lungo, dove noi dobbiamo avviare un processo di profonda riconsiderazione di quello che è il nostro modello di sviluppo, di coscienza rispetto a ciò che noi pensiamo di essere come cittadini rispetto al resto del mondo e così via. Ma questo è un processo, appunto, come diceva anche Bolletta, il collega Bolletta prima, che appunto investe una quantità di situazioni, di eventi, che trascendono da quello che è il problema della Coca-Cola, e soprattutto questo non può essere fatto che se non appunto attraverso meccanismi condivisi. Io non vorrei appunto che questo dibattito si avvitasse sulla questione della Coca-Cola come anche emblema di un simbolo americano, dell'americanismo, eccetera, perché è anch'esso fuori luogo, perché questo appunto è un comportamento, come diceva Simoncini, che riguarda in generale il sistema industriale finanziario globale dei paesi sviluppati rispetto ai paesi non sviluppati in via di sviluppo. Quindi questo non riguarda la Coca-Cola in sé, ma riguarda anche l'Europa e gli europei in primis. Quindi non di per sé, voglio dire, la società americana è altamente sviluppata anche nei comportamenti sociali di evoluzione della società civile. Insegno regolarmente all'università americana, e università americane, dove insegno io, sono anni luce lontane dall'università italiana per quanto riguarda centri motori della società civile americana. Quindi da questo punto di vista devo dire, per certi aspetti gli Stati Uniti sono molto più avanzati anche rispetto all'Europa per certi comportamenti e atteggiamenti di discriminazione nei confronti di quelli che sono appunto i temi all'oggetto oggi della nostra discussione. Ritengo senz'altro che ci siano molte verità in quello che dichiara, però alla fine arriviamo a delle conclusioni che non mi convincono, perché, e questo lo ha ricordato l'intervento del consigliere Peritera, io sono fortemente un laico e sono convinto che non si possa e non si debbano dare il consiglio. Il nostro compito è quello di informare, però dare le situazioni a volte senza accompagnate da una concomitante capillare informazione è una cosa che non può essere controproducente. Credo che questo sia una posizione molto difficile, deve tener conto di tante riflessioni, e quindi parlare solo di Coca-Cola probabilmente non risolve molto. Si usa di Coca-Cola come i distributori presenti nei locali dell'amministrazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, l'ordine del giorno non è approvato.